Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video paranormale. Vi devo raccontare una storia recentissima perché è accaduta a febbraio del 2018, è accaduta in Siberia e ha coinvolto un fenomeno particolare del quale non ho mai parlato sul canale, che è il cosiddetto poltergeist. Adesso vi spiego tutto, ma andiamo con ordine. Dunque, in Siberia, in Russia, in un paesino che si chiama Maraska, c'è una piccola casetta abitata da una famiglia di tre persone. Un giorno questa famiglia chiama la polizia perché in casa stavano avvenendo dei fenomeni strani e inspiegabili. C'erano degli oggetti che si muovevano da soli e quindi loro, non riuscendo a fermare questo fenomeno, hanno chiamato la polizia. La polizia locale è appunto intervenuta, sono arrivati in casa e hanno potuto effettivamente constatare che c'erano degli oggetti che si muovevano da soli. Hanno trovato dei libri in terra che sembravano, diciamo, essere stati scaraventati dalla parte opposta rispetto agli scaffali. C'erano questi oggetti che si muovevano da soli, c'era un coltello conficcato nel muro. Hanno steso un regolare rapporto di polizia, hanno scritto tutto quello che hanno visto, le cose a cui avevano assistito e non riuscendo poi a fermare questo fenomeno, non riuscendo comunque neanche a dare una spiegazione logica, hanno pensato di contattare degli esorcisti. I religiosi sono arrivati sul luogo, hanno constatato anche loro che c'erano questi oggetti che si muovevano da soli e che nessuno riusciva a fermare e hanno eseguito un rituale, quindi un esorcismo. La cosa si è fermata per un po', ma poi è ricominciata. Quindi, gli esorcisti hanno fatto, diciamo, uno studio del caso e hanno capito che si trattava del fenomeno del poltergeist, dovuto al fatto che in quella stessa casa erano stati svolti dei rituali esoterici. Quindi diciamo che le persone che hanno contattato la polizia in seguito a questi fenomeni non è che non avessero proprio fatto nulla, hanno effettivamente eseguito dei rituali esoterici. Questo fenomeno, il poltergeist, è un qualcosa che effettivamente si è verificato spesso nel corso della storia paranormale, intendo. È una parola tedesca e significa spirito rumoroso e sembra che effettivamente si manifesti proprio in questo modo, cioè con degli oggetti che cominciano a muoversi all'improvviso, che nessuno riesce a fermare e che, diciamo, si muovono senza una spiegazione apparente. Ma soprattutto è un fenomeno che si verifica in condizioni particolari e ha sempre dei criteri abbastanza precisi. Queste condizioni sono di solito la presenza di una persona, che di solito è una medium o comunque una persona che ha dei poteri particolari e a volte la caratteristica è che ne è inconsapevole, cioè magari è una persona che ha effettivamente queste capacità ma non sa di averle. E quindi diciamo che richiama un po' questo fenomeno appunto del poltergeist. Ora, nel caso che vi ho raccontato della casa in Russia, invece avevano proprio fatto dei rituali, quindi probabilmente la persona sapeva di avere dei poteri particolari, però non è inconsueto che si manifesti anche in presenza di persone che non sanno di avere questi poteri paranormali. Le caratteristiche che accomunano il manifestarsi del poltergeist di solito sono sempre le stesse, o comunque sono situazioni che si ripetono abbastanza. Una di queste è appunto che ci devono essere degli oggetti che si muovono all'improvviso, ma che non fanno dei grossi danni a persone o alla casa, quindi sono, diciamo, dei dispetti, sono delle cose che accadono senza però danneggiare in modo serio né la casa né le persone. Di solito la durata è abbastanza breve, è una cosa che si manifesta magari ripetutamente nel tempo, ma nel corso di qualche settimana o nel corso di qualche mese i fenomeni si fermano, quindi se va avanti più a lungo non è poltergeist, ma è qualcos'altro. Molto spesso c'è la presenza di una persona, che è detta persona focale, che
che ha appunto dei poteri paranormali o comunque ha delle capacità particolari, a volte è consapevole di questo, invece a volte non sa di avere questi poteri. E di solito è una persona che si trova in un'età molto giovane, addirittura adolescente. Nel caso della casa di Russia, noi sappiamo soltanto che la famiglia era composta da 3 persone, ma non sappiamo se una di queste 3 persone era effettivamente un adolescente oppure una persona molto giovane. E poi a volte, ma non sempre, ci sono degli oggetti che prendono fuoco all'improvviso. Nel caso che vi ho raccontato, questo non sembra essersi verificato. Quindi, ragazzi, questo è il poltergeist in generale e in particolare io vi volevo raccontare la storia appunto di questa famiglia che ha chiamato la polizia e quando la polizia è arrivata effettivamente si è trovata davanti questo fenomeno di oggetti che si muovevano e non sono in nessun modo riusciti a fermarli. Quindi questa volta non si tratta di una leggenda, ma di una cosa che è realmente stata constatata dalla polizia e poi anche dagli esorcisti, quindi ci sono dei rapporti ufficiali. Io ovviamente in internet non li ho trovati, però immagino che la polizia locale del villaggio di Maraska in Siberia abbia questo rapporto di polizia nei loro archivi. Quindi io in Siberia non ci vado, almeno non ho intenzione di andarci nel prossimo futuro, però se per caso voi capitate da quelle parti nella località di Maraska e volete chiedere alla polizia locale delle spiegazioni su questo fenomeno, chissà che magari qualcuno non vi racconti qualche cosa. Io lo dico perché ovviamente non posso sapere se la persona che sta guardando il mio video magari davvero non ha intenzione di andare in Siberia, quindi io vi racconto questa storia e non si sa mai. Io per oggi mi fermo qui, fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questa storia. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.